Buongiorno miei cari amici, rieccomi nuovamente nella mia cucina. In questo video oggi ho deciso di mostrarvi come realizzare una torta decorata con Iron Man. Questa torta è pensata per il compleanno di un bambino che ama i supereroi. E ora venite con me in cucina, vi mostro i vari step. Ho realizzato un pan di Spagna del diametro di 26 cm, l'ho farcito con crema pasticcera e crema al cioccolato. Come bagno ho utilizzato quella all'ananas. Ricopro tutta la torta con un leggero strato di crema di burro. Ora che la torta è interamente ricoperta, la metto in frigo a riposare per circa 30 minuti. Ho sagomato un pezzo di pan di Spagna e ho realizzato il volto di Iron Man. Ricopro tutta la superficie con la crema di burro. A questo punto metto in frigo per circa 30 minuti. Ho colorato la pasta di zucchero turchese e con l'aiuto del mattarello stendo e ricavo una sfoglia spessa circa 2 mm. Applico sulla circonferenza della base un leggero strato di crema di burro. Mi servirà per far aderire la pasta di zucchero. Adagio la pasta di zucchero, faccio aderire bene e rimuovo l'eccesso. Ho steso la pasta di zucchero gialla, ricopro la torta, elimino le varie grinze e rimuovo l'eccesso. Applica al centro della base un pochino di crema di burro. E ora adagio la torta. Con la restante pasta di zucchero gialla copro il volto, facendola aderire bene e rimuovo l'eccesso. A questo punto aggiungo i dettagli.
Il volto è pronto. Ho deciso di realizzare il fuoco, andando a posizionare su tutta la circonferenza della torta. Utilizzerò la pasta di zucchero rossa, arancione e gialla. Per farla aderire, utilizzo la crema di burro. Al centro della torta applico un pochino di crema di burro e adagio il volto di Iron Man. La torta di Iron Man è pronta. Alla base ho adagiato le stelline con la scritta auguri, mentre sulla torta ci sono tante stelline. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!